Sindaco, ha fatto un sopralluogo nella scuola, che cosa avete notato, che evidenze ci sono? Sì, abbiamo parlato con i responsabili dei vigili del fuoco, i quali hanno detto che hanno provveduto a far evacuare la scuola, tra l'altro un piano di evacuazione ben riuscito, tra parentesi, il tutto è dovuto a una ragazza, una studentessa che non si è sentita bene, quindi sono intervenuti subito. Al momento stanno aspettando un'unità che è a Nervi per procedere alle verifiche scientifiche di quella che poteva essere al primo acchito una fuga di gas. In realtà non dovrebbe trattarsi una fuga di gas, ma semplicemente degli odori, delle vernici susseguenti alla tinteggiatura delle pareti e dei caloriferi effettuati nei giorni scorsi. Questi lavori in corso nella scuola hanno causato anche qualche giorno fa alcune problematiche, ci sono questi lavori insomma? Sì, stanno effettuando dei lavori, sono state problematiche di altro tipo, ricordo a tutti che questa è una scuola di secondo grado, quindi di competenza di città metropolitana, e noi comunque, a prescindere che sia di competenza metropolitana, essendo nel nostro territorio, teniamo monitorata continuamente la situazione.